Siete pronti? Siamo pronti e carichi. Vi aspettiamo a Charm. Magari. Andiamo a Charm. Ce la metteremo tutta. Dominal Golf Television in Tour. Rieccoci al nostro circuito. Riprendiamo dopo la lunga pausa del lockdown da Covid-19. Oggi, come prima delle 25 tappe, ci troviamo in Veneto, al Golf Club Cadenanave. Un percorso meraviglioso, spettacolare, disegnato dal grande Arnold Palmer. Pensate, ne ha fatti solo tre in Italia, Tolcinasco, Le Pavoniere, proprio qui a Cadenanave. Oltre 100 iscritti in gara. Andiamo a vedere cosa succede. Come al solito sono tantissimi premi in palio, ma i vincitori di categoria e il primo lordo saranno poi ospiti al The Invitational, l'evento conclusivo del nostro circuito in programma dal 4 al 12 di dicembre al Domina Coral Bay di Sharm el Sheikh. Tanto divertimento, voglia di giocare e perché no anche di vincere uno dei tantissimi premi che oggi sono in palio qui al Golf Club Cadenanave. Viva Cadenanave! Viva Cadenanave! Hai un scudetto! Non è contento? Felicissimo. È bellissima giornata, bellissimo il campo. Perfetto. Bellissima giornata. Lo score dice bene oggi, dai. Sempre duri. Meglio ancora di ieri. Meglio ancora. Allora, 12 punti già. E quindi cosa possiamo... Due sono. Cosa possiamo preventivare? Ho sbagliato il par 4, mi dispiace il nearest to the pin perché troppa sicurezza. Insomma, ho ci vediamo a Charm, sì o no? Sì, sì. Se moglie vuole. Ho da dire che il torneo è molto bello, il campo è splendido e il fly non si poteva chiedere di meglio. Cadenanave, un campo sempre in perfette condizioni, ma qual è la magia che ancora molti golfisti non conoscono? Beh, sicuramente, come ben detto, la tecnica di questo campo balza subito all'occhio, soprattutto il riconoscimento ce l'abbiamo finite le 18 buche dei giocatori molto bassi di handicap che apprezzano il disegno di Palmer, apprezzano le particolarità, la presenza di molta acqua, fairway ben disegnati, un percorso che io dico sempre è una nuova sorpresa, ogni giorno che lo giochi scopri sempre qualcosa di nuovo e di particolare, di diverso. E quindi che prospettive ci sono? Diciamo che dopo questo lockdown, questo secondo lockdown, io posso dire con molto orgoglio che usciamo molto bene dalla situazione. Abbiamo avuto con quest'anno un sacco di nuovi neofiti, sicuramente questo, diciamo, per colpa, per sfortuna, diciamo, delle palestre che non hanno potuto aprire, noi abbiamo raccolto veramente un sacco di ragazzi giovani che si stanno avvicinando in maniera importante e vedo anche con molta soddisfazione e con molta assiduità, cosa che era probabilmente da qualche anno che non si vedeva. Le posso fare complimenti? Grazie. Uno ogni 15 vengono fuori anche bene, dai. Cosa sta scrivendo lei? Sto scrivendo lo score di Simone Vicentini. E com'è? Sta andando bene. Come va oggi? Allora, ogni anno la trasmissione Golf Television è sempre più bella. Oh, grazie. Cosa ti piace di più? Io ho cominciato a giocare a 12 anni. Ho smesso a 23-24 con un handicap basso,
e gli amici quest'anno mi hanno convinto a ritornare dopo 40 anni e comunque me la cavo, perché quando si impara da ragazzi non ci si dimentica più di come si gioca. Quindi imparate, fate partire i ragazzini, che l'importante è quello, cominciare da bambini a giocare. Mi spiega perché ha chiamato Par 108? Par 108 è molto semplice. Quando è stato creato questo club di amici eravamo tutti 36, quindi 72 par del campo, più 36 fa 108. Viva il Par 108, sono presidente fondatore ed è stata una bellissima esperienza e ci diamo da fare, facciamo un po' di beneficenza, insomma abbiamo raggiunto anche cifre abbastanza importanti, 100.000 euro più o meno nella nostra storia. Quindi, complimenti. Insomma, facciamo volentieri e ci divertiamo assieme. Una bellissima giornata, stanco un'altra cosa. La signora come sta giocando? Malissimo, grazie. Come mai? Agitazione. Come mai? Agitazione no, perché va in onda, poi mi vedono i miei maestri, non posso. La signora gioca molto bene. No, gioco molto bene. Garantisco io. Vabbè, allora siamo a posto. Ero partito benissimo, adesso un po'. Ma lei va forte come l'Inter? Oggi sì, anche di più. Perché ho cominciato subito benissimo e sto andando avanti bene. Quindi sì. Oggi sono come Luca. Numero uno. Contenta della giornata. Gara bellissima. Tutto perfetto. Bene, dai, non benissimo, va bene. Benissimo, il filmato gli ha portato fortuna. Ma Paolo Pilla come gioca? Beh, insomma, dai, se la cava ancora bene. È stato il mio esaminatore comunque. Vabbè, insomma. Quindi, un grande maestro. Grande maestro, sì. Molta classe. Ho scelto Cadelanave perché per me è il campo più bello che esista, soprattutto perché c'è un'oasi di relax, di benessere, per cui non potevo scegliere contesto migliore e più bello di questo. Della folta partecipazione, oggi abbiamo giocato il Domina Golf Television Tour.